Ciao a tutti amici di YouTube, sono Informatica Tutorial. Con questo video andiamo ad installare un particolare sistema operativo Microsoft su macchina virtuale, in questo caso VMware. Parliamo di Windows 10 PC. Esso è un sistema operativo della Microsoft basato su Windows 7 Service Pack 1, ma ottimizzato per girare su un hardware meno potente e più vecchio. È stato distribuito il 1 luglio 2011 con una versione attuale, la 6.1.7601. Windows 10 PC può essere definito un successore di Windows Fundamental for Legacy PCS, Windows FLP, che è basato su Windows XP uscito nel 2006. Windows 10 PC ha una versione destinata ai thin client e ai PC con hardware datato, consentendone di eseguire l'operazione di base, ma implementando anche funzionalità più recenti e un livello di sicurezza maggiore. Come notiamo, e anticipato in precedenza, riveste la grafica di Windows 7, infatti viene anche soprannominato Windows 7 Lite. In descrizione vi lascio i requisiti minimi e raccomandati di sistema, ma intanto ve ne cito alcuni. Partiamo con il processore, con dei requisiti minimi di 800 MHz per il Pentium. Requisiti raccomandati, andiamo su 1 GHz. La RAM si parte da 512 MB fino ad arrivare a un requisito raccomandato di 1 GB. Spazio sul disco rigido 16 GB come minimo e quello raccomandato 40 GB. Il display si parte da 1024x768 o superiore. Tra le tecnologie disponibili in Windows 10 Client di Microsoft, c'è da segnalare il Remote FX, che rende disponibile il Virtual Desktop sul client, oltre a BitLooker e AppLooker per la sicurezza di dati e applicazioni. Non è facile trovare in rete la ISO per l'installazione e il più delle volte nemmeno craccarla. Alcuni utenti, prima di svolgere questo video, mi chiesero perché versioni di Office come la 2013 o la 2016 non potevano essere installate. Questo perché il sistema operativo è dedicato per operazioni semplici, normali, e per questo è sconsigliato oppure impossibile usare software pesanti. La risposta che posso dare a questo problema è di installare perciò Office 2007 o versioni precedenti. Posso dare sempre la solita risposta con una domanda su perché il file JPEG si aprono con Paint invece che il classico visualizzatore foto, oppure perché alcuni driver non possono essere aggiornati o installati. Un ulteriore consiglio che posso dare è di attivare il file di paging. Non so chi ha avuto la brillante idea di disattivarlo di default, e questo perché, se disattivato, avrete problemi di memoria durante l'esecuzione di programmi, chiedendo il sistema di utilizzare un programma per volta, siccome si andrebbe a riempire tutta la memoria random a disposizione.
Non ti vuoi fermare qua? Cosa aspetti a visualizzare la playlist dedicata oppure l'ultimo video pubblicato? Non scordarti di iscriverti!